Thank you.
Buongiorno a tutti. Sono particolarmente emozionato questa mattina perché dopo i due appuntamenti introduttivi finalmente entriamo nel vivo. Quindi ogni settimana adesso ascolteremo un'opera e saremo introdotti a un'opera. Sa di concreto, sa di esperienza che siamo chiamati a provare. E Vanni mi ha chiesto di risicare la mia introduzione, quindi vi ricordo solo di intervenire in chat per le domande. Vi sto mandando adesso in chat un link a una pagina in cui potete inserire il vostro nome e la vostra email, perché Vanni vuole condividere del materiale alla fine della lezione che non è disponibile pubblicamente, in particolare la sua esecuzione della Quarta Sinfonia di Beethoven con i Pomeriggi Musicali di Milano, mi sembra, Vanni. Sì. Ok. L'esecuzione non è pubblica, è quella che ascolteremo oggi e per ovvi motivi di tempo non abbiamo il tempo di fare un ascolto integrale. Quindi facciamo l'introduzione all'ascolto. Se volete fare l'ascolto integrale dell'opera che stiamo a cui stiamo per essere introdotti nella stessa versione, quindi quella diretta da Vanni Moretto, vi chiedo di lasciare l'email e vi invio via email il link privato da YouTube. Direi quindi di entrare nel vivo. Vi chiamo a fare veramente tutte le domande di cui sentite l'esigenza quest'oggi. Quindi la lezione oggi è meno, diciamo, fissa, è meno letta e vogliamo che sia molto più interattiva. Quindi io interromperò Vanni, cercheremo di spiegare ogni termine nel limite del possibile, per cui vi invito veramente chiunque, indipendentemente dal vostro background, indipendentemente dal vostro livello esatto di ascolto, di competenze tecniche musicali, a chiedere senza perdervi nessun pezzo. Vanni, direi che grazie. Sei stato bravo, no? Due minuti. Grazie, sì, fantastico. Okay. Allora, è una sfida grandissima perché abbiamo fatto solo due lezioni di introduzione, diciamo, teorica e adesso vogliamo avvicinarci a una grande opera musicale cercando di avere da quest'opera più possibile. E vi invito a non accontentarvi. Oggi dobbiamo far parlare davvero la quarta al massimo e quindi davvero se c'è qualcosa che non vi arriva, la colpa non è vostra, non è di Beethoven, ma è mia, che faccio da mediatore, e quindi scrivete per favore, possibilmente tenete anche una matita e un foglietto in maniera che se ci sono termini non chiari, appuntate la cosa, perché davvero dobbiamo fare passo passo tutti insieme questo percorso di avvicinamento che ci servirà non solo per quest'opera, ma per capire tante istanze che riguardano sia il repertorio beethoveniano che il repertorio del primo Ottocento, che la musica in genere. Allora, innanzitutto dobbiamo domandarci che cosa vogliamo fare avvicinandoci a un'opera d'arte, a un'opera musicale. E io noto che c'è spesso un malinteso, no? Cioè si pensa che un'introduzione a un'opera comporti un'analisi e comporti il capire. Ecco, se c'è un atto che non si può compiere di fronte alla musica è capire. Capire è la cosa più lontana dall'esperienza, in un certo senso. Se vogliamo fare un confronto, possiamo fare un paragone con i testi profani e i testi sacri, no? Cioè di fronte al libretto di istruzioni della nostra lavatrice, oppure per andare ai massimi livelli, di fronte all'origine delle specie di Darwin o alla critica della ragion pura di Kant, noi ci poniamo con l'idea di capire, cioè noi dobbiamo capire al massimo le connessioni che ci sono, i sillogismi, le connessioni logiche che ci sono all'interno di queste opere. Questa è una cosa che non possiamo fare quando siamo di fronte a un'opera musicale, perché cioè, possiamo provarci, fa parte del campo dell'analisi musicale, ma qualcosa che in qualche modo non partecipa dell'esperienza invece che è lo stare dentro il flusso della musica. Se vogliamo fare un paragone con i testi letterari, anche se forse è un po' stirato, è un po' anche quello che, cioè appunto i testi sacri non chiedono di essere capiti, cioè di fronte all'Apocalisse di Giovanni uno si possono fare delle analisi, si può vedere quali connessioni ci sono con tante cose, ma è un testo che chiede esperienza.
come anche, se vogliamo stare nel campo della filosofia, certi libri di Nietzsche, per esempio. Quando uno prende Also Sprach Zarathustra, è un testo che in qualche modo chiede l'esperienza di chi lo legge, non chiede di essere, tra virgolette, capito. E Nietzsche sceglie di scriverlo in quel modo, cioè sceglie di scriverlo come un testo sacro, proprio per quello. Ecco, quando siamo di fronte alla musica, siamo continuamente di fronte a questo, a questa specie di paradosso. Non è un testo come tutti gli altri. Per capire dobbiamo separare, classificare, dare dei nomi, dividere e porre il giudizio tra noi e il fenomeno. Questa è una cosa che la musica e il rito sacro invece non chiedono, anzi, se possiamo parlare di funzione della musica e del rito sacro, la loro funzione è quella piuttosto di unire, di rivelare e di rendere esperienza, di creare una specie di area sacra, di momento sacro, di tempo assoluto, nel quale il giudizio è sospeso e noi partecipiamo. Qui siamo di fronte a un paradosso, perché oggi siamo con una registrazione, non faremo un'esperienza diretta, non è come essere a un concerto, lo dico, cioè proprio diverso, è come raccontare un concerto. Però dobbiamo tenere ben chiaro nella nostra mente questi due momenti. Che da un lato è la risposta a chi dice io ascoltando questa musica non ci capisco niente, e dall'altro non hai detto questa parola, ma mi sembra che il concetto si avvicini a quello della contemplazione, che è stata nominata la prima lezione. Sì. Il capire è diverso dell'esperienza della contemplazione. Sono davanti a qualcosa e ne faccio esperienza. Partecipando io stesso, confondendomi con la cosa stessa. Mi viene in mente anche il paragone con l'anatomopatologia, cioè è giusto che ci sia una persona che di lavoro seziona cadaveri, no? E per capire come funziona un corpo, però se io dico voglio conoscere meglio il mio fidanzato o la mia fidanzata, non lo seziono. Ecco, quindi potrebbe essere un paragone anche di questo genere, cioè c'è un altro modo di conoscere che è partecipare di un'esperienza. Ecco, di fronte a un'opera dobbiamo cercare di trovare in noi quell'opera stessa. Quindi la prima sfida che ci poniamo oggi è entrare in opera viva, partecipare all'opera e farci cambiare dall'opera, perché come diceva qualcuno, l'arte, la vera arte è quella che ti cambia. Cioè, alla domanda come si riconosce l'arte, che oggi poi è più problematica che mai, no? Anche una banana attaccata con lo scotch al muro viene in qualche modo. Ecco, l'arte è quella cosa che ti cambia in qualche modo. Allora, adesso vi chiedo una cosa. Cominciamo dunque subito con un ascolto delle prime battute, dei primi pochi minuti dell'opera, senza nessun tipo di spiegazione. E vi chiedo, se avete una matita e un foglio, di annotare che il tipo... Purtroppo la registrazione non è di qualità, mi dispiace, ma era un microfono veramente... È in mono, un microfono scarsissimo, così, per cui la qualità dell'audio non è fantastica. Vi chiedo quindi di astrarvi e di immaginare un audio bello e soprattutto di dirmi che cosa vi evoca l'ambiente sonoro che si crea, questo suono che ascolterete, che immagini vi crea, tutte le considerazioni possibili, scrivetele in chat e poi Giovanni me le gira. Buon ascolto. Allora,
Giovanni, hai avuto qualche feedback? La chat è deserta, ma io sono sicuro che almeno la metà dei collegati ha molta familiarità con l'esercizio che hai proposto. Cioè, è quello che noi chiamiamo, se questa qua fosse la colonna sonora di un film, quale sarebbe il film? Ah, ecco, va benissimo. Lasciamo un attimino per scrivere qualcosa? Sì. Uh-huh. Foresta con nebbia all'alba che si dissolve lentamente. Mm-hmm. Unpredictable with the wish to understand the release eventually, quindi il concetto quello lì, attesa, stupore, torrente sotterraneo. Mm-hmm. Però io mi aspetto di leggere almeno 30 contributi di chi tra voi ha meno di 13 anni, perché siete molto più bravi di tutti gli altri ascoltatori a fare questo esercizio, quindi veramente questo qua fatelo, cioè mi aspetto di almeno di avere 30 contributi in chat. Comunque, possiamo già anche cominciare. Ah, no, vai avanti se ne arriva. Sì, sì, no, perché è molto interessante fare una statistica di queste cose. Per me, nella mia esperienza, quando l'ho proposto, torrente sotterraneo, triste e macabro, bosco tenebroso, stupore maestoso, inquieto, rilassante, tempo di attesa, attesa, una storia infinita, un momento serio in cui qualcosa di positivo non viene ascoltato. Meraviglioso. Sto buio avvolto nella nebbia, qualcosa di timoroso, attesa, qualcosa che deve accadere, sta per accadere, un mondo di calma. Primo volo di un uccellino piccolo, non so dove è l'uccellino, però insomma, delle volte, esatto, cioè nella statistica c'è sempre il sì, dato, sì, no? bello, che i contrabbassoni tutti all'unisono siano un uccellino piccolo è fantastico. Poi mi è venuto in mente il pizzicato, cioè delle volte questo esercizio ti fa notare delle cose che perdi magari nel panorama sì, complessivo. Sì, è vero. Un'indagine della signora Fletcher, quindi c'è l'elemento sempre di mistero e di indagine. Inizio filmico, qualcuno che scende in una grotta e poi risale per arrivare all'aria fresca. Fantastico. Un momento strano che sta per arrivare. Un felino osserva la preda prima di prenderla. Bellissimo. Ma è fantastico. Cioè, è bellissimo perché in tutte queste cose c'è il minimo comune denominatore, no? C'è una specie di costante che... Ci sono due minimi comuni denominatori che secondo me sono veramente comuni a tutti, perché è un'evocazione che ho tanto anch'io, che è l'attesa e la foresta nebbiosa. E veramente, cioè vi ringrazio tanto per questi feedback, perché di avere condiviso con me queste sensazioni, perché davvero ho l'impressione che Beethoven, nella più gioiosa delle sue sinfonie, la quarta, voglia cominciare trascinandoci nella selva oscura, come Dante quando inizia la Divina Commedia. La quarta sinfonia, che è la sinfonia che viene sempre descritta come quella, come una danza continua, quella che ha meno ombre, all'inizio parte da un momento di smarrimento totale. Siamo in una foresta con la nebbia, stiamo aspettando qualcosa che non sappiamo che cos'è. E adesso io voglio in qualche modo aiutarvi a vedere nella musica le cose che vi fanno provare questa sensazione. Non uso apposta la parola capire, perché sarebbe bello se si tramutasse subito in esperienza questa cosa che io dico, cioè quello che Beethoven fa per creare questo ambiente e soprattutto perché crea questo ambiente, no? Allora, bisogna dire intanto che iniziare una sinfonia con un adagio in questi anni era molto frequente, però non è una scelta così frequente in Beethoven. Nelle sinfonie di Beethoven, su 9 sinfonie, ce ne sono solo 4 che cominciano con un adagio. E ognuna delle 4 comincia con un adagio per motivi diversi. Allora, quella di cominciare con un adagio era una prassi in questi anni, ma, e qui diciamo una cosa che sarà il tema di tutta la lezione di oggi, Beethoven aveva dei problemi con la prassi. Si incazzava quando c'era da fare qualcosa perché lo facevano tutti. Il tema della sua vita era trovare la necessità in ogni cosa. Quindi Beethoven si domanda sempre perché faccio questo. Possiamo immaginare, non so, per noi oggi una prassi è incontrare una persona e dire buongiorno, come stai? Non so, ecco, una tipica prassi in inglese, no? Tu incontri una persona e dici how are you? Non si aspetta la risposta. Non c'è bisogno di una risposta. How are you? È un saluto. Ma quella domanda vuol dire come stai, no? Ecco, Beethoven si sarebbe domandato, ma santo cielo, perché devo chiedere a uno come stai e poi non aspettare la risposta, in qualche modo, no? Ecco, lui di fronte alla prassi cerca la necessità, sempre. E quindi quando lui mette un adagio all'inizio di una sinfonia, lo fa perché è necessario.
Allora, quindi vediamo che necessità c'è in questo adagio. Allora, partiamo dal colore. Il colore che sarebbe il timbro. Per un compositore, il colore è come che strumenti usi per orchestrare. Perché a seconda degli strumenti che si usano, un accordo che sul pianoforte suona nello stesso modo, con l'orchestra, l'orchestra c'ha i colori diversi. Ovviamente un pianista mi dirà anche il pianoforte può fare i colori d'accordo, però li fa col tocco, è molto più limitato da un certo punto di vista. L'orchestra ha tanti strumenti che fanno un sacco di timbri diversi. Questo inizio è un inizio fatto di un unisono grande di una nota sola, che è si bemolle. Questo si bemolle è, allora adesso qui devo aprire una piccola parentesi su un termine, tonica. Tenetevi il fogliettino vicino, ragazzi, e scrivete tonica, perché io userò questa parola tanto oggi, quindi segnate tonica e adesso vi dico che cos'è. Allora, quando noi leggiamo sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, no? Questa sinfonia è in si bemolle maggiore. Ecco, cosa vuol dire in si bemolle maggiore? Vuol dire che quella nota, il si bemolle, è il centro di gravità attorno a cui girano tutte le altre note, tutti gli altri gradi. Come in un sistema solare c'è il Sole e tutti gli altri dipendono dalla forza di gravità di questa nota. Allora, dentro la sinfonia potranno succedere tante cose. Andiamo a visitare Urano, andiamo a visitare Marte, eccetera, ma il centro di gravità attorno al quale tutto gira è sempre quello. Ok? Allora, se io stabilisco un centro di gravità e poi mi allontano tanto, avrò la sensazione di essere nello spazio siderale lontanissimo, dopo l'orbita di Plutone, no? Perché mi sono allontanato da questo centro tonale. Allora, la prima cosa che notiamo in questo adagio è che Beethoven fa questo grande si bemolle, 5 ottave. 5 ottave vuol dire un si bemolle ripetuto dal si bemolle più basso che l'orchestra può fare fino a quello più alto. Ci sono tutti. Non esiste un si bemolle più basso di quello più basso qua e non esiste uno più alto di quello che fa il flauto in cima. Però le note che seguono sono tutte note estranee all'accordo di si bemolle. Cioè Beethoven scappa da questa tonica. E quindi ci dà la sensazione come se invece di partire dal sole, diciamo, come succede in molte sinfonie del XVIII secolo, partissimo da fuori, dall'orbita di Plutone, e vedessimo il sole lontanissimo, piccolo come una stellina in fondo, e noi stiamo viaggiando in mezzo a pianeti e asteroidi lontanissimi. E non capiamo bene dove stiamo andando, no? Questa cosa Beethoven la fa diventare ancora più potente con l'orchestrazione, con il colore. Questi 5 si bemolli, ci sono delle regole, no, dell'orchestrazione, i compositori studiavano su dei trattati. Ecco, diciamo, normalmente il si bemolle più basso, che è quello sotto il do basso del violoncello, ci sono due strumenti che lo possono fare in orchestra, normalmente, nella coscienza del compositore, sono il contrabbasso e il fagotto. Sono questi qua. E uno può immaginare, va bene, saranno loro a fare questa nota, no? No, non sono il contrabbasso e il fagotto. Beethoven fa fare questo si bemolle, la nota più bassa di tutti, a uno strumento che fa una fatica pazzesca a fare quella nota, perché in teoria non sarebbe da usare. Ed è il corno. Beethoven dà al secondo corno la nota che si chiama nota pedale. Allora, adesso dobbiamo aprire un'altra parentesi, scusatemi ma oggi dobbiamo essere densi, e dobbiamo parlare del corno. Il corno è uno strumento che non ha tutte le note. Non so se qualcuno di voi, ragazzi, studia pianoforte, sapete che potete fare tutte le note che vengono scritte, no? E anche se uno studia flauto, in qualche modo. Ecco, il corno può fare solo certe note, perché è un tubo che non ha né buchi né pistoni e può fare solo le cosiddette note armoniche. E cioè le note che hanno una frequenza multipla di una nota fondamentale, che è quella che vibra sulla lunghezza di tutta la canna d'aria, no? Ecco, allora, la nota fondamentale, cioè quella che fa vibrare tutta la lunghezza del corno, quello strumento tutto arrotolato su se stesso, non si usa mai praticamente, si chiama nota pedale. Normalmente le note che vengono usate sono quelle che vi faccio sentire adesso. Adesso c'è un mio amico cornista che gentilmente si è prestato a far sentire tutte le note dello strumento in arpeggio, dello strumento proprio in si bemolle, quindi quello che viene usato in questa sinfonia. Thank you.
avrete notato che più le note vanno verso l'acuto e più si avvicinano. Ci sono tre ottave, c'è un'ottava in cui il corno può fare solo due note praticamente, si bemolle, fa, si bemolle, fa, poi si bemolle, ha. La seconda ottava fa un arpeggio, cioè un accordo, si bemolle, re, fa, una nota che non si usa e poi di nuovo si bemolle. Nell'ottava dopo può fare una scala, un po' stonaticchia, perché non tutti i gradi corrispondono a quelli giusti. Quindi c'è una sola ottava nel quale il corno può fare le note della tonalità e fare una melodia, diciamo, in quella tonalità. Nelle ottave sotto non può. Ecco, qui avete sentito le note che si usavano nel XVIII secolo. La nota fondamentale non l'avete sentita, perché è una nota difficile da fare, non è stabile, si muove come intonazione. Beethoven dà al secondo corno quella nota lì. Ve la faccio sentire. Ecco, la nota bassa dell'orchestra è questa qua. Violoncelli e contrabbassi suonano stranamente all'unisono, quindi l'ottava sopra. I contrabbassi li scrive proprio l'ottava sopra dei violoncelli, che vuol dire che suonano all'unisono perché sono uno strumento traspositore. Vabbè, lo dico per chi ne sa un pochino di più. Però diciamo che il contrabbasso, che è lo strumento che dovrebbe stare più in basso, non sta più in basso. C'è come un rivolgimento, no? E questo ancora di più ci fa sentire quella sensazione di, cioè, di non piedi per terra, di attesa. C'è qualcosa che non appoggia. C'è un'attesa. In più, questa attesa è rinforzata dalle note che fanno, perché gli strumenti che entrano non fanno le note dell'armonia. Allora, ti blocco un attimo, perché abbiamo, sì, di fatto quello che stiamo facendo è cercare di capire perché, se mi devo immaginare un film, più o meno tutti si immaginano questo film di sospensione e attesa. Quindi stiamo dando una giustificazione a come tecnicamente viene fatta questa cosa. Cioè, perché, cosa c'è nella musica che mi provoca questa cosa? Per ascoltare è sufficiente essere provocati, no? Noi stiamo andando oltre, stiamo capendo il perché avviene. E Vanni ha spiegato due cose. Ancora qualcuno non ha capito che cos'è la tonica. Lo ridico. Qui, esatto. Sì, allora, diciamo, nel nostro sistema musicale, tonale, nella nostra teoria musicale, come la usiamo noi, c'è sempre una nota che viene eletta come re dell'impero tonale. Cioè, quando noi facciamo un pezzo, anche quando ascolti, ma tu, anche la musica leggera, nel giro di Do che impari quando suoni la chitarra, il Do è la tonica. È la nota a cui tutte le altre girano intorno. C'è come una gerarchia tra le note. È il, esatto, Re a cui tutti si rivolgono. Normalmente si comincia e si finisce lì. Normalmente, diciamo, no? Cioè, la tonica è quella, è l'origine e la fine, in qualche modo, ed è il luogo verso il quale la musica sempre va. Cioè, quando noi suoniamo la chitarra, non so chi, quando siamo su un altro grado della scala, è bello, però non possiamo finire lì. È come se più mi allontana, la metafora dei pianeti è bellissima, perché più mi allontano, più ne sento nostalgia. Però se sto sempre lì, mi annoio. Okay? Quindi si crea questa specie di attrazione gravitazionale tra la tonica e tutto il resto che succede. Sì, sì, esatto. Ovviamente capire che cos'è la tonica cioè, richiede... Ne dibattono i musicologi di cosa considerare tonica, ok? Quindi certo. È sufficiente avere questa nozione, secondo me, che c'è una gerarchia tra le note che vengono usate, per quello che si chiama sinfonia in si bemolle maggiore. Sì, perché, esatto, il si bemolle è un attimo il centro gravitazionale attorno al quale tutto ruota e attorno al quale tutto tende. Esatto, e a me interessa far capire che questa tonica, in questa introduzione, viene suonata all'inizio come una nota di tutti, quell'unisono che c'è all'inizio, ma viene immediatamente fatta avvertire come una cosa lontana quando entrano gli altri strumenti, perché non entrano sulle note dell'armonia. Chi suona la chitarra sa che c'è un accordo di tonica, no? O anche chi studia pianoforte. Ecco, quelle note vengono evitate in questo... Si toccano solo in un momento che vedremo più avanti, ma vengono evitate in questo adagio introduttivo. Allora, adesso, per far capire come Beethoven si comporti di fronte alla tonica, alla tonalità di impianto, ho preparato un piccolo documentario dove io qua non ho il pianoforte, quindi ho registrato degli esempi al pianoforte, in cui vi faccio sentire altri due casi di sinfonie che presentano un'ambiguità tonale. Una sinfonia è in Do maggiore, la prima,
e comincia con un accordo che non è l'accordo di tonica, perché è l'accordo cosiddetto di settima, cioè è un accordo nel quale viene messo dentro un elemento di instabilità. Se studiate chimica, immaginate un elemento stabile, gli togliete un neutrone, quell'elemento diventa radioattivo, instabile e deve trasformarsi in qualcos'altro. Ecco, quando io metto la settima, cioè un'altra nota, e faccio diventare di quattro note quell'accordo, è come se o gli aggiungessi, ecco, un neutrone, gli aggiungo una parte dell'atomo. La chimica la fate tutti, la fisica, la chimica? No? Assolutamente no. No? Diciamo, comunque, cos'è un isotopo? Tipo un isotopo dell'uranio. Ci sono lo stesso elemento può essere stabile o instabile, no? Radioattivo, e quindi tendere a diventare un'altra cosa. Ecco, la settima è un isotopo instabile di quell'armonia. Cioè, tende a... non sta ferma, ecco. Allora, sentiremo l'esempio della prima sinfonia, dove lui comincia nella tonalità d'impianto, ma con un isotopo instabile, quindi non sta lì e deve andare da un'altra parte. E l'esempio della quinta, che è meno scontato, perché ci siamo tutti abituati a considerarla un'opera in do minore, ma anche qui c'è qualcosa di ambiguo. Vi faccio sentire il doc. Negli inizi delle sue sinfonie, Beethoven mette spesso in discussione la tonalità d'impianto. Per esempio la prima sinfonia è in do maggiore, questa è la tonalità maggiore, in do maggiore, l'accordo con cui la sinfonia si apre è questo. Cioè con una cadenza, si apre con un accordo di settima, cosa assolutamente nuova per il sinfonismo dell'epoca, e questa settima è la settima dominante di fa maggiore, quindi siamo lontani dalla tonalità. La sua quinta sinfonia, la più famosa, che comincia così, lo sapete tutti. Queste note sono Sol e Mi bemolle. La sinfonia è in Do minore. Ora direte, beh, che c'è di strano? Sol e Mi bemolle sono due note dell'armonia di Do minore. Sì, ma per chi ascoltava questo incipit, mancava la tonica, mancava il Do. E Sol e Mi bemolle sono due note base dell'armonia di Mi bemolle maggiore. Ci si poteva aspettare che la tonalità fosse Mi bemolle maggiore. Ecco, lo stesso succede nella quarta sinfonia, che è in Si bemolle maggiore, che comincia con un unisono di Si bemolle, ma i primi strumenti che entrano con un Sol bemolle. È questa è l'armonia di Si bemolle maggiore, e questo è l'inizio della quarta. Ok, allora so che ho toccato dei concetti magari un po' difficili, però spero che a livello di immagini sia chiara la cosa, no? Ci sono domande di qualche genere? O... Io andrei avanti, nel senso che a me sembra molto chiaro e non ci sono domande particolari. Se le avete, ovviamente scrivetele. Ok. Allora, adesso dobbiamo osservare, come dicevo prima, che questo ingresso degli archi, che è su una nota che è estranea all'armonia, lascia appunto come nota bassa quella del secondo corno. Allora, riascoltiamo un secondo l'inizio con l'orchestra e fate caso, io ho fatto un montaggio dove c'è il secondo corno all'inizio, fate caso al colore delle ottave, di questo Si bemolle che rimane, di questo pedale. Pedale è quando una nota resta ferma in musica e sopra l'armonia si muove. È un filo rosso, no? che tiene collegato tutto. Ecco, come il colore di questo pedale interagisca con la linea che entra. Segue
è questa cosa che vedete sulla partitura. Queste qua che vedete sono il rigo in alto, quello dei primi violini, e sotto i secondi violini e le viole. Allora, anche per chi non sa leggere la musica, così a occhio, si vede che ci sono delle note e poi degli altri segni che sono delle pause in mezzo. Cioè, è un singhiozzo, no? Non è una frase musicale. Ci sono note, pausa, nota, pausa, nota, pausa. La melodia non si forma, ma si forma qualcosa di indeciso, no? Prima dicevamo l'attesa, la nebbia. Ecco, se voi andate a guardare ognuna di quelle note, si evita accuratamente l'armonia di si bemolle maggiore. Si passa da quella di si bemolle minore, che è molto lontana, ma si evita accuratamente. E questo girare intorno, diciamo, crea una tensione. Allora, in tonalità, c'è da dire questa cosa. Quando siamo vicini alla tonica e siamo nell'accordo di tonica, siamo in una situazione a riposo, no? Perché un pezzo che sta sempre in do che sta sempre nella tonalità di impianto, in do maggiore o in questo caso in si bemolle maggiore, non è interessante? Perché non crea nessuna tensione, non crea nessun conflitto, non c'è nessuna antitesi, no? Ecco, viceversa, un pezzo che evita la tonica, che ha una sua tonica, ma la evita e sta lontano, crea tensione. Cioè c'è nostalgia, come diceva prima Giovanni, voglia di tornare indietro, o comunque può anche non essere voglia di tornare indietro, può essere voglia di stare lì perché quella nostalgia mi piace. Ma c'è questa idea di tensione, che è la dialettica che governa la nostra musica occidentale, questo gioco di tensioni fra le armonie. Allora, adesso ho preparato un altro... dunque, un altro video in cui presento... Oddio, aspetta, fatemi solo vedere un attimo se... Ah sì. Allora, è un video dove mostro la linea spezzata. Avete sentito che non è una melodia, sono delle note che si inghiozzano in qualche modo. Ecco, allora adesso allontaniamoci, facciamo lo zoom out. Fino adesso siamo stati proprio a guardare nella partitura, le notine, le pause. Guardiamo da lontano questo adagio. Allora, ci siamo concentrati su una frase che è nota di 5 ottave, entrata dei bassi, singhiozzo dei violini. Questa figura in tema viene ripetuta di nuovo. Sono 12 battute che vengono ripetute ancora, queste 12 battute, ma vengono ripetute con l'inizio uguale, ma con la seconda parte diversa. Questo tipo di procedimento è un procedimento tipicamente retorico, cioè siamo nell'ambito della retorica musicale. La retorica, voi tutti sarete stati abituati a sentire questo termine abbinato alla letteratura. Cioè, una persona che ha una buona retorica è una persona che sa costruire bene un discorso, no? Ecco, in musica è altrettanto importante. Allora, questo procedimento retorico, quello di fare un inizio che conclude in un certo modo, poi si rifà quell'inizio che va in un altro modo, si chiama anafora. Allora, l'anafora è una frase che comincia in un modo, ma poi ha sempre esiti diversi. Una classica anafora è quella nel canto terzo dell'Inferno di Dante, ho scelto questo esempio perché è il più famoso, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Per me si va. Questo è l'elemento che chiamiamo elemento A maiuscolo, nella città dolente, nell'eterno dolore, tra la perduta gente, è l'elemento B minuscolo, C minuscolo, D minuscolo. Quindi l'anafora è fatta di A maiuscolo, B minuscolo, A maiuscolo, C minuscolo, A maiuscolo, D minuscolo. Questa è la struttura in cui possiamo scrivere l'anafora. Quella di Dante è un'anafora a tre elementi, no?
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. In questo inizio beethoveniano è un'anafora a due elementi. Quindi A, B minuscolo, A, C minuscolo. Il secondo elemento, quando diventa C minuscolo, cioè quando entra nella parte che muta, che cambia, si allontana ancora di più dalla tonalità di base. Va in Si minore, che è una tonalità lontanissima da Si bemolle maggiore. E adesso vi faccio sentire come suona l'intero secondo elemento. Questo è il secondo elemento dell'anafora, dell'adagio della quarta di Beethoven. Adesso C minuscolo. Ok, allora a questa grande anafora segue un episodio B maiuscolo. Questo adagio si compone di un'anafora con questi due elementi e poi possiamo chiamarlo un epilogo, anche se è un epilogo abbastanza grande, che è questo B maiuscolo, che è il secondo elemento. Allora, in questo secondo elemento tocchiamo solo per un attimo la tonalità di Si bemolle maggiore, ma non come tonalità, come accordo di passaggio, ma Beethoven su quell'accordo mette una dinamica sforzata di luce e quindi ce lo fa apparire come per un momento la luce che appare ed è quella luce che poi ci sarà in tutto il tempo successivo. Non vi preoccupate, adesso il discorso è complicato, ma poi abbiamo un video in formato dove ripasso tutte queste cose. E, dopodiché conclude su una tonalità che è quella di La maggiore o forse La maggiore come dominante, lo dico per i musicisti, dire maggiore, ma comunque lontana, estremamente lontana da Si bemolle. Allora, adesso, prima di andare avanti, vorrei parlare dei concetti, forse anticipo l'interruzione che mi potrebbe fare Giovanni, dei concetti di dominante e di sensibile, perché abbiamo parlato di tonica. Guarda, ti interrompo, ma solo perché qualcuno suggerisce di spiegare il perché una tonalità, quindi la tonica, è lontana rispetto a un'altra o vicina rispetto a un'altra. Mm-hmm. Io ho paura della complicazione che potrai tirar fuori da qua, ma insomma sono anche molto fiducioso. Allora, cerco di essere semplice. Noi abbiamo un sistema musicale che si basa, diciamo spesso, su sette note, no? Però quando guardiamo un pianoforte, di note dentro un'ottava ce ne sono 12, no? E come mai il nostro sistema tonale si basa su sette note, su sette gradi, e poi ce ne sono 12 dentro la scala? Perché a seconda di quale tonalità, cioè di quale sole, di quale centro scegliamo, usiamo 7 di quelle 12 note, no? Ecco, ci sono tonalità che hanno molte note in comune di queste 7. Per esempio, la tonalità di Do maggiore e la tonalità di Sol maggiore condividono 6 note di queste 7. E si chiamano tonalità vicine, vuol dire che quando io passo da un sole all'altro, dal sole di Do al sole di Sol, diciamo, cambio centro di gravità, non ho un grande scossone, li avverto come vicini. Ci sono invece tonalità che praticamente non hanno quasi nessuna nota, una nota in comune, non lo so, Do maggiore, Sol bemolle maggiore. Beh, Si bemolle e Si minore. Si bemolle e Si minore hanno pochissime note in comune. Ecco, allora in questo caso il passaggio da un centro di gravità all'altro viene avvertito come un momento difficile, come un gradino grande, una cosa che si fa fatica a superare, no? E quindi creiamo proprio una gerarchia di tonalità vicine, che sono quelle che hanno tante note in comune, e tonalità lontane, che sono tonalità che difficilmente puoi mettere insieme a poca distanza, no?
E era una cosa che evitavano i compositori del XVIII secolo, quella di mettere tonalità lontane in un tempo ravvicinato, a meno che non volessero raggiungere un effetto di un certo tipo, ma era veramente una cosa lasciata a momenti isolati. Con Beethoven, questa dialettica tra le tonalità comincia a diventare, per usare un termine della prima lezione, semantica. Cioè Beethoven comincia a far diventare un elemento del discorso le relazioni che si creano non solo fra i singoli accordi di una tonalità, ma fra le tonalità, cioè fra i sistemi solari. Beethoven ci fa uscire dal nostro sistema solare e comincia a guardare le stelle da lontano e le fa giocare fra loro in qualche modo. E più si va avanti, più si esce, più si fa zoom out. Adesso non voglio anticipare quella che potrebbe essere una nostra lezione del 2028, ma quando si arriva alla dodecafonia, praticamente siamo così lontani dalla galassia che non percepiamo più neanche la tensione che c'è tra una stella e l'altra, no? E allora tutte le stelle diventano più o meno uguali, no? E, da un punto di vista della tensione. O perlomeno rispondono ad altri giochi. Vabbè, qui si entra in... Sì, ogni 10 minuti di ogni tua lezione dici facciamo un'altra lezione su questo tema. Qui diciamo ti interrompo, va, andiamo prendi avanti appunti. Sulla quarta di Beethoven. Esatto, prendi, io prendo appunti. Le programmiamo. Vabbè. Allora, dunque, devo chiarire però i concetti di dominante, di sensibile e di quarto grado, che sono importanti. Allora, rimaniamo dentro la tonalità, non usciamo dalla tonalità. Siamo in si bemolle maggiore. Ok. C'è il Sole. Immaginiamo ci sono le orbite, in qualche modo, no? Ecco, ci sono dei gradi che hanno una forte tensione verso la tonica e dei gradi che ne hanno in qualche modo meno. Ora, il paragone con l'astronomia si sta un pochino indebolendo qui, per cui vi chiedo di avere pazienza. Però esiste un grado della scala, i gradi sono proprio i gradini della scala, quindi si bemolle maggiore, 7 note, si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la. Queste sono le note della scala di si bemolle maggiore. E i gradi sono proprio numerati come gradi, cioè si bemolle il primo grado, do è il secondo, re il terzo, mi bemolle il quarto, fa il quinto, vanno così, no? Si, do, re, mi, fa, sol, la. Ecco, il quinto grado è considerato in qualche modo l'antagonista della tonica. Oggi non sto a spiegare i motivi fisici anche e fisiologici e anche culturali per cui questo avviene, ma così è. Cioè il quinto grado è un grado che presenta un rapporto di tensione in qualche modo con la tonica. Ce ne sono altri che presentano un rapporto di tensione con la tonica e sono il settimo e il secondo. Il settimo, che è l'ultima nota, tende a salire sulla tonica, il secondo, che è la seconda, tende a scendere sulla tonica. Il quinto tende anche a stare lì e a scendere sulla tonica, in qualche modo. A stare lì perché hai molto in comune con la tonica, cioè la tonica suona bene insieme al quinto grado. Però il quinto grado chiama la tonica, in qualche modo. Allora, queste note che ho elencato, il secondo grado, il settimo grado e la dominante, se le suoni insieme, che sono le tre note che hanno più tensione verso la tonica, sono le tre note che costituiscono quello che chiamiamo accordo di dominante. Io suono queste tre note insieme, che in si bemolle sono fa, la e do. Ecco, questo accordo, se io sono in si bemolle, lo avverto come un accordo che deve concludere. E deve andare su si bemolle, re, fa. Poi posso anche farlo diventare un isotopo, gli aggiungo il famoso elettrone che dicevo prima, e questo fa, la, do, gli aggiungo un mi bemolle, diventa un isotopo radioattivo, e cioè la settima di dominante, allora diventa ancora più forte la tensione verso la conclusione, no? Ecco. Allora, spero fin qui che sia chiaro che cos'è la dominante e cosa sono le altre due, diciamo, il settimo grado è la sensibile, cioè si chiama sensibile proprio perché è una nota che è molto in qualche modo instabile e deve concludere sulla tonica salendo per semitono. Aiuto, sono stato chiaro secondo te fino qua? Secondo me sì, aggiungo solo che quando tu dici tende a, quindi stiamo parlando di come di come sono i rapporti, di dove vogliono andare le note della scala. Quando tu dici tende a, vuol dire che se tu senti la sensibile, cioè se tu senti quella nota lì,
hai un fortissimo desiderio di sentire la tonica, quindi di sentire ciò a cui tende, per essere in pace. Quindi spero che si sia capito. Adesso, ovvio che magari qualcuno non saprebbe ripetere le funzioni dei gradi della scala. Io ne ho scritta qualcuna, le più importanti, ma il concetto è che questa tensione è una tensione naturale, è un desiderio che tu, ascoltatore, hai quando senti quel grado della scala. Quando senti quella nota, tu vuoi sentirne un'altra assolutamente. Sì, che poi, per stare nella metafora, noi ascoltatori siamo masochisti, quindi ci piace anche soffrire e ci piace sentire la tensione, perché sennò la musica sarebbe veramente estremamente noiosa. Quindi vogliamo anche sentire la tensione, anzi, Beethoven ci piace per quello, no? Però c'è direzione, c'è forza di gravità. Sì, questo. È come quando appunto siamo su una giostra, si chiama calcio in culo in italiano, quella che gira e fa... Ecco, c'è una forte tensione verso l'esterno, c'è la forza centrifuga che ci fa girare la testa, però ci piace, in qualche modo. Poi quando la giostra si ferma, tutti tornano giù al centro. Ma ci piace anche stare là, no? Quindi c'è un po' questa cosa. Ecco, allora, io ho dovuto spiegare queste cose perché devo spiegare uno schema galante che permea la quarta di Beethoven e che è uno dei pochi schemi galanti che sopravvive nell'Ottocento. Ed è uno schema galante complicato. L'altra volta abbiamo visto la fonte, vi ricordate, quello di O. Tannenbaum, che è uno schema galante relativamente semplice. Allora, lo schema galante di cui parliamo oggi è questo qua, scritto in numeri del basso, e si chiama quiescenza. Allora, sono i numeri dei gradi della scala, questi qua. Quindi state vedendo i numeri dei gradi della scala. Sì, i numeri anzi no, a dire la verità, Giovanni, devo... Cioè, in questo caso lo sono perché è la tonica. Ok, sì, va bene. Era un modo per... Cioè, 8 è la casa, no? È dove sto bene, è la tonica. Sì. E man mano che vado avanti, 2, 4, 6, bemolle, 7, diesis, è quello che... Ecco, guarda, punto di massima anche tempo. Solo poeticamente, guardando, si infatti vede che quel grumo, quella specie di scarafaggio con un sacco di zampe, quello è l'accordo con più tensione, in qualche modo. Quindi sì, anche solo visivamente comunque si vede che quello che è un accordo di dominante modificata, molto con un isotopo molto instabile, ecco, quando si arriva su quello lì bisogna muoversi, no? Ecco, questo è un altro modo di scrivere la quiescenza. Allora, adesso parlo, diciamo, so che che lascio indietro qualcuno nella comprensione, ma spero di creare comunque delle immagini. Allora, vedete che c'è un 8 all'inizio che, come dice Giovanni, è la casa, è l'armonia stabile. Calcolate che questa nota è l'ultima nota di un pezzo. Il pezzo è finito, no? Finisce sulla tonica e c'è 8, che vuol dire che sono sulla tonica. Ma il compositore dice al musicista, non finire semplicemente sulla tonica, fai un ultimo giro di giostra per creare un'emozione in chi ascolta, come in quei film dove sembra finito, il mostro è morto e giace fatto a pezzi, squartato dietro al protagonista che con la musica tranquilla si avvicina alle telecamere e mentre lui sorride vedi dietro qualcosa che si rialza e sta per prenderlo alle spalle, lui se ne accorge, si gira e gli spara e lì finisce veramente. Ecco, ho fatto un esempio un po' triviale, ma la quiescenza è un po' questo alle origini. È finito il pezzo, creo un momento di tensione e poi lo finisco ancora. Ok, allora vediamo che dopo l'8 segue un numero 7 bemolle. Quel 7 bemolle vuol dire, lo dico senza approfondire, che io trasformo la tonica in una settima di dominante di un'altra tonalità. Quindi la tonica che dovrebbe essere la mia casa, io te la faccio sentire come un isotopo instabile, come una roba che deve risolvere. Dove risolvo? Risolvo su una tonalità diversa che si chiama quarto grado, che è la tonalità più vicina alla tonica, quel 6-4. Allora, quando sono sul 6-4, io ho il basso che tiene la tonica, quindi non mi sento così riposato. Non sono a posto, anche se ci sono arrivato con una settima di dominante, cioè se ho risolto. Questo 6-4 diventa 7-B-quadro. Quel 7-B-quadro è il numero della sensibile, cioè della nota che più di tutte deve risolvere
sulla tonica. Quindi creo la massima tensione verso la tonica. Dopodiché riposo finale. E c'è 8-3, che è quell'8-3 è come l'8 prima, non state a guardare, è solo per complicarsi la vita quel 3, in realtà il 3 c'è anche prima. Quindi, e ho finito. Quindi la quiescenza nasce come figura di improvvisazione sull'ultimo accordo di un pezzo per dare un'ultima sensazione così di allontanamento. Con il procedimento di cui parlavamo nella prima lezione, questa figura viene semantizzata, tirata fuori dal suo contesto e introdotta in contesti nuovi. È una figura che ha una grande fortuna per tutto il XVIII secolo, ma man mano che va avanti viene decontestualizzata. Allora, adesso io ho preparato un esempio, vediamo un po' se è arrivato il momento. Sì, allora un piccolo documentario sulla quiescenza, che spero riusciate a seguire. Segnatevi delle domande, alla fine di questo brevissimo doc mi fate le domande. Inizia con una quiescenza, che è una figura, sono due cadenze su un pedale di tonica, cadenza sul quarto grado, cadenza sul primo grado, ovvero dominante del quarto grado, quinto grado, dominante della tonica. Quiescenza nella sonata patetica di Beethoven, pedale di Do, cadenza sul quarto grado, doppia, cadenza sul primo, cadenza sul quarto, doppia, cadenza sul primo. Dunque, nella quarta di Beethoven abbiamo due quiescenze. Una si trova
alla fine della introduzione ad agio. Ecco, questa Beethoven ovviamente modifica gli schemi. E questa quiescenza ha la caratteristica di non avere la seconda dominante. Nella seconda cadenza sulla tonica manca la dominante, quindi è una cadenza plagale, cioè c'è praticamente cadenza sul quarto grado e poi quarto grado, primo grado, no? Cadenza sul quarto, qua siamo di nuovo sulla tonica, quarto grado. Quindi per essere una quiescenza a tutti gli effetti dovrebbe suonare più o meno così. Ma così non è. La quiescenza immediatamente successiva la troviamo poco dopo all'apertura dell'allegro vivace. Anche questa quiescenza manca di qualcosa per essere una vera quiescenza. Manca della settima di dominante nella cadenza, nella prima cadenza, ovvero sulla tonica, cadenza sul quarto grado. Ecco, questa cadenza manca della dominante. Se avesse la dominante suonerebbe. Ma così non è. Anche qui Beethoven cambia qualcosa. Mi sto rendendo conto che per ognuno dei passi ci vorrebbe un sacco di tempo. Io spero che qualcosa sia arrivato di questa figura galante complessa, che però è importante. Soprattutto mi interessa perché voglio parlare di uno schema galante, perché voglio parlare del rapporto che Beethoven ha con questi schemi. Adesso vedo che è molto tardi e quindi devo stringere. Giovanni, fermami tu quando... Sì, anche questa volta chi deve andare alle 11 andrà alle 11 e noi ti continueremo a sentire. Sì, io vado avanti finché, diciamo, finché sono tutti caduti in qualche modo. Sì. Perché Beethoven usa certi schemi galanti? Perché trova in questi schemi la necessità, tutti gli altri li lascia cadere. Dicevo prima che Beethoven prende a martellate un po' le convenzioni, no? In realtà lui crea dei non schemi, cioè è come se rompesse quel tessuto di connessioni logiche che per 100 anni i compositori hanno costruito per rivelare il travaglio del compositore. Cioè lui crea dei non schemi che ci raccontano l'indecisione del compositore. E questo forse, questo non schema, è la più importante creazione di Beethoven all'interno del complesso degli schemi galanti. Io la chiamo sospensione creativa. Cioè Beethoven introduce nelle sue sinfonie dei momenti di sospensione creativa, cioè dei momenti in cui ci dice sto pensando come andare avanti, sto facendovi partecipe del mio processo creativo.
sto rivolgendo la mia attenzione a me stesso, alla mia mente, quando sta creando la musica. È un processo metalinguistico, metalogico. In questo le sinfonie di Beethoven sono qualcosa che ci tira dentro come un vortice, perché è come se creasse una specie di paradosso in cui noi nell'ascoltare la musica non stiamo solo ascoltando un prodotto che il compositore ci mette davanti, ma stiamo in trasparenza vedendo il compositore. Mi ricorda Fontana quando squarcia le tele e vediamo il muro dietro. Cioè, attraverso il quadro di Fontana vediamo il mondo che c'è dietro, no? In qualche modo. Mi viene in mente il regista Bergman quando nel film Persona, nel momento di massima tensione, fa vedere la pellicola che si brucia. Tu vedi la pellicola che brucia. Esci dal film. Cioè, in qualche modo sei chiamato e precipiti dentro in quel momento, perché a quel punto, nel momento in cui un livello di realtà si è rotto, anche il tuo viene messo in crisi e quindi caschi dentro l'opera. Questo è il modo incredibile che ha Beethoven di farci cadere dentro le sue opere. Si aprono dei buchi e questi buchi sono i momenti in cui lui dice sinceramente: non sto usando nessuno schema, sto dicendoti che sto facendoti vedere in trasparenza me stesso che penso a come andare avanti nell'opera. E in questo mi sembra che mi ricorda tanto l'esperienza di Nietzsche, che appunto ha bisogno di inventare un nuovo modo di parlare di filosofia. Ha bisogno di dire: non posso spiegare perché voi capiate, ma devo in qualche modo farvi partecipi del mondo che io vivo perché voi ne facciate esperienza insieme a me. Ecco, in questo senso possiamo dire che con Beethoven la filosofia entra in musica. Cioè il pensiero del compositore entra nella musica. Io ho preparato un piccolo video in formato, adesso cerco di andare un po' più veloce, in cui ascoltiamo un pezzettino, non so, saranno 4-5 minuti, con delle scritte che illustrano, fanno un riassunto delle cose che abbiamo detto fino adesso. Su certe cose ho un po' sorvolato, vi chiedo di fare attenzione, per esempio, a quel momento di luce che si crea nell'adagio dell'accordo di tonica che appare, ma appare con una funzione che non è quella di tonica. Quindi è come se in lontananza vedessi una luce ma sparisce subito. Vi chiedo di fare attenzione alla tonalità di La maggiore alla fine dell'adagio, quel La maggiore che ci appare come un punto di arrivo, come una tonalità, ma immediatamente il La diventa quello che poi sarà veramente, cioè la sensibile di Si bemolle. E quindi Beethoven ci fa partecipi di questo processo di trasformazione insistendo su quella nota, per farci sentire come quella nota cambia. È tutto scritto, quindi è in formato l'ascolto.
Adesso molto velocemente, molto più velocemente di... ci sono domande, Giovanni? O... Ci sono complimenti, ringraziamenti, illuminamenti, ma non ci sono domande. Vi invito quindi, ripeto per chi non c'era all'inizio, ho messo un link di una pagina a cui registrarsi perché questa esecuzione non è pubblica e siccome non abbiamo il tempo per fare l'ascolto integrale, se volete riceverlo come forma, sotto forma di un link privato YouTube, lasciatemi la vostra mail a questa pagina qua. E allora io adesso cerco di andare molto più veloce di quanto avevo previsto sulla forma sonata, che però sarebbe la base della lezione e richiederebbe una lezione a parte. Cioè la forma sonata è la forma, la struttura che questi, che i primi movimenti, a volte anche gli altri, delle sinfonie beethoveniane e di altri compositori prima e dopo hanno. Per forma si intende proprio come veniva organizzata quella che allora chiamavano la melodia. Melodia aveva un significato diverso rispetto a oggi. Per melodia si intendeva proprio quello che noi oggi potremmo chiamare skyline, cioè il profilo del pezzo. Ecco. Allora, la forma sonata era il modo di organizzare il profilo, il decorso del pezzo, l'architettura. Allora, la forma sonata era basata su tre fasi, ovvero l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa, ma che in realtà fino all'epoca di Beethoven venivano percepite come due fasi. In tutte le descrizioni della forma sonata precedenti a Beethoven si parla di esposizione e sviluppo e ripresa. Prima parte e la seconda veniva vissuta come un insieme. Però noi adesso, siccome Beethoven si trova sul crinale, ne parliamo come di una forma tripartita, anche se filologicamente non è correttissima. Nell'esposizione io presento due temi che sono i due elementi di una antitesi, di una dialettica che io voglio creare. Il primo tema è alla tonica e il secondo tema, guarda caso, è alla dominante. Vi ricordate, dicevo, che c'è questa polarità, no? Fra questi due gradi. Ecco, do un tema col sole in tonica e l'altro tema è come se diventa una stella doppia, gli metto di fianco un'altra stella che ha la sua forza di gravità, il secondo tema è la dominante e li collego con un ponte modulante, cioè con un ponte che mi fa arrivare naturalmente a quell'altra stella. E prima di parlare dello sviluppo parliamo della ripresa. Nella ripresa io ho il primo tema alla tonica, un ponte non modulante che somiglia a quello modulante di prima e il secondo tema alla tonica. Cosa mi racconta questa forma? Mi racconta della risoluzione di un conflitto, di una dialettica. Ovvero io pongo una tesi e una antitesi e li risolvo in una sintesi, che sono poi le categorie che usa il filosofo Hegel, che era contemporaneo di Beethoven. In musica entra questa struttura di pensiero. La forma sonata è una forma veramente tridimensionale che permette di assistere alla risoluzione di un'antitesi in una sintesi, no? Ecco, e di solito è organizzata con un ritornello dopo l'esposizione. Il ritornello aveva la funzione di far risentire, cioè io ti faccio sentire tesi e antitesi e poi te la faccio riascoltare. Però per gli interpreti era anche un modo per suonare certe cose in maniera più intensa. Quindi ha una funzione, il ritornello ha una funzione antichissima e nel ritornello anticamente si improvvisava, con Beethoven no,
però si suonava in maniera più intensa. E, lo sviluppo è quella parte che sta in mezzo, che è il travaglio che in qualche modo risolve l'antitesi. Lo sviluppo, man mano che si va avanti negli anni, acquista sempre di più il ruolo della parte più importante e anche a volte più estesa della sinfonia. Nello sviluppo succede di tutto, nello sviluppo il compositore mette in atto tutto il suo virtuosismo di compositore e anche i suoi espedienti più strani, no? Più caratteristici. In qualche modo. Ecco, spesso andando avanti con la forma si aggiunge una coda finale e come abbiamo visto dalla fine del Settecento si afferma questa usanza di avere anche un adagio introduttivo. Quindi ho detto in brevissimo la forma sonata, spero che ci sarebbe voluto molto più tempo per digerirla, ma questa è la forma nella quale anche questa sinfonia è scritta. Quindi se l'ascoltate ricordando di cercare un secondo tema, che in questo caso anche ha un carattere più dolce, più materno in qualche modo, e il primo tema che in questo caso è danzante, dionisiaco, questo vi aiuta nell'ascolto informato. Allora, parlavamo prima della sospensione creativa, cioè del non schema inventato da Beethoven. Ho preparato un piccolo, questo è cortissimo, contributo per spiegare che cos'è la sospensione creativa in questa sinfonia. Scusate, fermo perché ve lo dovevo spiegare questo. Questa è la prima sinfonia di Beethoven, l'ultimo movimento. Beethoven inizia l'ultimo movimento e ci dice non so come cominciare. Cioè, comincia con un grande accordo, va bene, poi dopo costruisce il tema sotto i nostri occhi. Nota per nota, letteralmente, ci fa partecipi dell'horror vacui, della sua sensazione di fronte a un foglio vuoto. O meglio, non è l'horror vacui, forse è il bisogno di trovare una necessità nel partire. E quando la trova, parte. Lo riesco. Anche questa è sospensione creativa, cioè ripete due volte l'accordo di dominante di si bemolle, sta fermo su questo la. Dove va? Boh, lo scopriamo quando arriva, no? Ah, aspetta, ecco, questa qua è una cosa che avevo provato, ripartiva da dov'era, ma non riparte da dov'era. Fa niente, saltiamo. Saltiamo perché non funziona il pausa. E comunque in questa quarta sinfonia di Beethoven ci sono però mi dispiace non farvi sentire il secondo. Come posso fare ad andare avanti? Niente. Dobbiamo andare avanti. Quindi proseguiamo. Allora, un altro schema che ha molto successo in Beethoven è uno schema che si chiama Overture, che comporta l'ascesa di un'ottava partendo da un piano a un forte su un pedale tenuto. È uno schema che ci fa salire in qualche modo, no? E Beethoven questo schema lo salva perché in questo schema sopravvive fortissima una necessità, è proprio una necessità di apertura, di ascesa, no? In qualche modo è uno schema che si chiama overture perché viene usato nelle overture spesso. Ora adesso vi faccio sentire come Beethoven arriva dall'overture alla sospensione creativa
Prima vi faccio sentire alcuni esempi di overture presi dal sito Il Settecentista, che è una pagina che fa sequenze di schemi galanti. Ve ne faccio sentire qualcuno, non tutti. Giusto per avere un'idea, sentirete che c'è un crescendo e la linea musicale che sale, e sale proprio di un'ottava. Allora, fermiamo qua, vediamo come Beethoven mischia questo schema con il concetto di sospensione creativa. Cioè, come ci crea delle overture che ci danno anche l'idea di un momento, cioè in questa ascesa dal piano al forte, dal basso all'alto, quasi come fosse un'ascesa dall'ombra della sospensione creativa fino all'apertura della creazione. Ok, allora, a questa salita segue una figura retorica importantissima che non ha nome, ma Beethoven la usa tantissimo, io la chiamo Dillo in breve, e cioè una frase viene ripetuta più corta e con un tono e con più volontà, più volitiva. E a me mette quasi tenerezza, perché ci riconosco tanto del carattere di Beethoven, che in qualche modo non sopportava le perdite di tempo. E qui alla fine di questa salita sentiamo tan tan tin tan 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 tra, questa frase che ripete subito ti da ti da tan tan tan, sono le stesse note prima su un certo numero di battute e poi ridotte, no? Ascoltiamo un attimo. Guardate, è questa. Ecco, va bene. Io mi fermerei qua, anche se ho tante altre cose da dire, ma forse uscire, superare di... Non so, se volete ho ancora un piccolo contributo sul Dillo Forte, che è un'altra figura. Guarda, con questo mezzo togliamo l'imbarazzo di doversi alzare dalla sedia e andarsene, quindi... secondo sì. Me tu puoi dire tutto quello che hai da dire e poi chi c'è... c'è. Allora concludo sì. Con quest'ultimo esempio. Allora, un altro schema tipico che in Beethoven trova la sua necessità di essere è quello che anche qui non ha nome, si può chiamare incrementum, amplificatio con il termine retorico, possiamo chiamarlo Dillo più forte, che si usava tantissimo nelle overture anticamente, proprio nasce all'inizio del Settecento. Lo stesso tema viene poi ripetuto a orchestra piena.
la funzione era quella, era uno dei tanti modi per richiamare il pubblico all'inizio di un'opera, no? C'erano due modi sostanzialmente, o facevi due accordoni, tre accordoni forte e la gente che stava chiacchierando diceva oh ragazzi comincia l'opera, andava a sedersi, oppure il contrario, tutta l'orchestra cominciava a suonare piano, la gente che stava chiacchierando diceva oh zitti 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 il brusio scendeva piano piano. E poi, quando il brusio era sceso, l'orchestra risuonava la stessa frase, perché è un peccato che non si senta quella frase, forte. Ecco, allora, questo dillo più forte in Beethoven trova un'altra necessità, un'altra pulsione, quella di caricare al massimo di espressione il concetto, la figura musicale, il concetto filosofico a questo punto che c'è dietro. Allora, questo è lo stesso di prima, aspetta. Dunque, dovrebbe essere questo qua. Naturalmente Beethoven non si accontenta solo di fare forte, mette anche il timpano che su ogni quarto dà una legnata, cioè ci sta chiamando, veramente a ogni nota ci strappa l'attenzione e ci chiama. Questa è una cosa che io ho sempre sentito tanto forte in Beethoven fin da quando ero bambino. Cioè, consiglio a tutti i ragazzi che ci sono collegati adesso delle scuole medie, perché è l'età giusta per capire Beethoven. Beethoven è particolarmente amico dei ragazzi di 12-13 anni, perché i temi che tratta sono temi morali, che hanno a che fare con quello che si sente alla vostra età. Vostra non parlo di tutti, perché c'è tanta gente che ne ha di più di 13 qua, ma parlo ai ragazzi. Fate lo sforzo di accostarvi davvero a Beethoven, perché ha qualcosa da dirvi, ed è qualcosa di molto importante. E concludo su questo dicendo: oggi non abbiamo ascoltato Beethoven, abbiamo ascoltato il racconto di Beethoven. Per ascoltare Beethoven bisogna andare nelle sale da concerto, quindi aspettiamo il momento in cui ancora si potrà fare musica insieme, perché i dischi sono una cosa bellissima, lo streaming è una cosa bellissima, la musica è un'altra cosa. Grazie a tutti, se ci sono domande dimmi Giovanni. Grazie mille. Devo ringraziarti in maniera particolarmente affettuosa, questo qua è l'ultimo dei tre incontri che ci hai regalato. Paradossalmente, se non ci fosse questa situazione, questo ciclo non sarebbe mai nato, per cui
sono grato anche della situazione in cui ci troviamo. C'è un coro di bravi, io adesso, esatto, di bravo a te, cioè, c'è un coro di persone che dice bravo a te, è plurale, di complimenti. Se volete, c'è spazio per qualche intervento, se volete smutarvi liberamente e intervenire o fare domande. Io credo che quella pagina che vi ho indicato funzioni. Io purtroppo non riesco a ricopiare tutti gli indirizzi mail dalla chat, per cui vi chiedo di visitare sempre il link che avevo messo prima, lo rimetto magari, e di lasciare qui i vostri indirizzi per il video integrale della Quarta Sinfonia di Beethoven. Direi che non ci siano altre osservazioni, richieste particolari. E quindi vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per la vostra resistenza. La prossima settimana avremo Giulio Giurato che ci parla della Settima Sinfonia. La settimana successiva Giuseppe Modugno fa una lezione dal titolo Beethoven ai tempi del coronavirus, i consigli di un rivoluzionario, no, di un visionario. E per cui vi invito, se volete, a seguire anche i prossimi incontri. Grazie Vanni, grazie a tutti e buona giornata. Ciao. Arrivederci. Ciao, 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 grazie a tutti. Arrivederci. 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 Ah, Vanni dice, dillo più forte. Il sulle mani dell'Ottocento. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.